C'era una volta un modo semplice di far formaggio, fatto di esperienza tramandata con latte di mucche che vivevano i loro bei 20 anni tra alpeggio e stalla in pianura, che mangiavano fieno di qualità migliore. La mungitura era un contatto rispettoso tra uomo e animale e il latte ricavato era già destinato all'uso. Un po' per la famiglia, poi il resto per formaggio burlaco, morlacco, puina, ricotta, butiro, burro o altro. Contrattorre ha proposto un coinvolgente percorso didattico per scoprire tutti i segreti del latte, dalla mungitura alla trasformazione, secondo i sistemi che i nostri nonni hanno insegnato. Partendo a monte da una ricercata alimentazione del bestiame per arrivare ai prodotti caseari attraverso il caglio, detto conaio, ricavato dallo stomaco dell'animale. Termini come formaio bastardo, scoro, moscaroea, burcio hanno accompagnato l'indimenticabile sapore del latte e del formaggio, termini e personaggi tutti da conoscere e scoprire. Vieni qua, senti avviso, cosa che sei tutta sta confusione? Arrivo da decidere cosa fare di sto latte e go deciso, che femo, formaio, butiro, puina e quello che io vadrio. Poi, se mi stiri da uomini, voi altri femmine, chi da far da mangiare? Che Dio ci manda buona, non manderemo niente in buona. Siamo qua incontrato il re, siamo qua con Manuel. Cosa c'è che fai qua, Manuel? Il formaggio. Tutto quanto il formaggio? Tutto quello che si può fare. Burro, puina. Ma da dove scomincio? Dai bestie? Sì, dai bestie. E ora mi presenti i tuoi bestie? Bisogna che quando comincio, che non quando le bestie. Comincio? Sì. Ma andiamo subito. Mancio, mi presenti le tue bestie? Madonna. E ora, sta qua come si chiama? Allora, questa si chiama Amora. Ok. Questa qua si chiama Nina. Dopo che sei Natalina e Santina. Ma quante volte hai moldi? Quante volte hai moldi tu al dì? 2 volte, una mattina ad un'ora e una sera. I tetti sei trendi? Insomma, dai! Non c'è mai! Oh! Zio latte bomba fa il formaggio questo! Porco canca da bevere, guarda! Sono che credito!